Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati, bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi siamo qui con un unboxing di Temu, ragazzi, perché mi andava di farlo. Sinceramente ho già ordinato su Temu un'altra volta, però ho visto che un sacco di altri youtuber in generale fanno vedere ogni tanto quello che ordinano, soprattutto su Temu, e così ci spenderò due parole anch'io. Allora, non è la prima volta che ho ordinato su Temu e già avevo ordinato, anzi, questa cover che è fighissima. L'avevo pagata, non so, tipo sui 2 euro. Con le telecamere con i vetrini qua coperti. Hanno anche qua il magnete, appunto, per la ricarica, eccetera, eccetera. A parte quello, avevo preso... Aspettate. Ok, eccomi qua. A parte quello, dicevo, avevo preso questo. Mi dite, che cazzo è? Non è un rossetto, ragazzi, ma è un porta profumo. Non so se vedete che... mette a fuoco, è piccolissimo ed è una figata perché te lo vendono vuoto ma molto comodo, anche perché io sono sempre spesso in giro e mi ero comprato l'ultimo profumo di Hugo Boss, gigante, pesante da portarmi in giro, anche di vetro, e quindi ho detto why not. Ho trovato sti cosini molto stupidi e per riempirlo basta andare a rimuovere il tappino qui sotto e andarcela a ficcare. Qua c'ha il buchino tipo gli accendini quando li ricarichi, però basta andare qua, mettercelo sotto, premere e inizia a riempirsi ed è comodissimo, ragazzi. Cioè io tipo l'ho riempito tutto e l'ho già usato 3 o 4 volte, ma ce ne sta ancora tipo metà dentro, ne tiene un sacco. Mi ha veramente svoltato la vita anche quando me lo devo portare in giro perché è ultra comodo. E poi altra roba che mi era arrivata, questo, delle cuffie. Avevo preso queste cuffie simil appunto a AirPods, fatte così, nere al posto di quelle bianche, e le ho prese semplicemente perché costavano tipo 5 euro e più la cover più il profumo mi veniva tipo scontato tutto e ho pagato un cazzo, ragazzi. Infatti non so come possano costare delle cose così poco, e la cover top, il profumo top, questo qua è un po' più una merda. Si sente bene, ma ovviamente non hanno riduzione del suono, eccetera eccetera. L'unico problema è che durano veramente poco, ok? Sul sito c'era scritto tipo la batteria durava 3 ore, che già non è tantissimo. Le altre mie vecchie, queste qua prese su Amazon, che sono comodissime, sempre in ear, ma queste spariscono completamente dentro all'orecchio. Durano 7 ore e durano realmente 7 ore, a volte anche di più, quindi una bomba. Queste invece 3 ore e poi in realtà è già tanto se arrivano a 2 ore, uno schifo totale di durata. Dopo tutto questo preambolo andiamo ad aprire appunto il pacco. Qua ci sono cose diverse e cose strane, cioè diverse per un certo senso. Adesso andiamo a vedere. Tutto sempre pagato pochissimo, tutto quello che c'è nel pacchetto pagato meno di 50 euro, ragazzi. Figa, come cazzo li hanno chiusi? Raga, sto coltello non è un coltello. Ce l'abbiamo fatta. Allora, guardiamo qua, c'è un po' di roba. Vediamo vari pacchettini. Qua un altro pacchettino. Qua un altro goloso pacchettino. Qua un altro golosissimo pacchettone. E poi abbiamo questo rotolo che pesa anche un po' ed è una cosa fighissima, ragazzi, assolutamente. Però questa andremo a vederla per ultimo, anche perché devo montarla. Allora, direi di partire con questo. Semplicemente un porta con studietta, appunto, per le AirPods. Molto molto carino, comodo, fatto così sempre. Adesso poi bisogna vedere se ci entra, che è della misura giusta. Qua c'è anche questo buchino per metterci questo moschettoncino con l'anellino, e niente, da attaccartelo allo zaino, che poi in realtà lo lascerò dentro perché chi è che se lo pende allo zaino e te lo fottono in 2 secondi, ragazzi. Questo qua mettiamolo da parte. Ho preso questo perché io comunque vivo al mare, vado spesso al mare, vado anche spesso in montagna, anche se quest'anno un po' l'ho saltata, diciamo, però comunque faccio escursione e tutto, e ho sempre il telefono dietro e volevo portarmelo con sicurezza. O è vero, che cazzo è caduto? Ah sì, una corda da attaccare. Questo che è per infilarci dentro il telefono in modo da poterlo mettere anche sott'acqua. In realtà speriamo regga e tenga, però vedo che ci sono... Ah minchia, sì, no, è bello chiuso, se non è rotto o bucato. Ci sono quei gancetti che si gira. Questo uno dovrebbe potercelo infilare dentro. Poi una volta fatto così, sì, dovrebbe poter richiudere. Sì, qua ci sono i due robini. Allora, la plastica è molto sottile, quindi è molto rischio, cioè, diciamo. Qua si chiude così, si fa
Tac, e dovrebbe essere impermeabile. Lo proverò prima senza dentro telefono, però comunque molto molto comodo da tenere sott'acqua, cioè da tenere comunque nello zaino, appunto, se uno va al mare, per non rischiare magari di bagnarlo, se vado in montagna a fare un'escursione, o se voglio, adesso infatti si è sbloccato, o se voglio fare un video sott'acqua, dovrebbe anche funzionare. Sì, si vede da Dio, basta tenere le plastiche un po' belle premute qua, ma direi che si vede tutto quanto, ragazzi. Poi veniamo a altre cose. Allora, cazzatina, 11 euro costava, ragazzi, quindi pochissimo. Sto facendo le live su Twitch, vi lascio qua sotto Twitch, le faccio tutti i giorni di norma alle 16, quindi non mancate. E quindi ho provato a prendere sta roba, ragazzi. Questa scheda audio, ragazzi, da 11 euro. Appunto perché sto facendo le live, volevo un attimo. Allora, sarebbe comodo uno Stream Deck. In realtà ho usato appunto quello di Elgato, ma per telefono. Se sapete, potete scaricare l'applicazione e usarlo per telefono. Comodo, fighissimo. Però io volevo qualcosa con dei tasti e quello reale. Ho anche altre di altre marche, comunque costano tante. Per le live che sto facendo adesso io con due spettatori non ci voglio andare a spendere 200-300 euro per uno Stream Deck, che è molto figo, ma ripeto, se cresceremo magari avrà senso, così non ha molto senso. Qualità sicuramente pessima, 11 euro, ma voglio vedere cosa ci posso fare. Intanto in confezione troviamo un cavo che è mini USB di quelli vecchi, con il jack. Qua c'è un USB di tipo A con un USB di tipo C, non so se vedete mette a fuoco. E qui c'è un cavo sempre mini USB e appunto jack audio. E questa è la micro, madonna raga, è leggerissima, ultra plasticosa. Sì, è tutta plastica, ragazzi, tutta plastica. Andremo un attimo a vedere cosa farci, anche perché io il mio unico problema è che, vabbè, in realtà due, però uno è risolvibile. Le mie cuffie sono Bluetooth, in realtà hanno anche il cavo da attaccare, però io le uso sempre Bluetooth, e adesso vediamo, comunque qua posso andarle ad attaccare. Il mio microfono è il vero problema, perché è un microfono con il cavo USB, e USB, quindi non è che come molti altri hanno tipo l'USB che poi finisce in cavo jack o altro, perché qui c'è sia l'attacco per quello dinamico, c'è l'attacco anche appunto per le cuffie, per il microfono a condensatore, c'è l'attacco per, vabbè, quello per caricarlo, quello per i vari altri attacchi appunto, che vanno a finire comunque al computer, volendo al telefono. Per quello ci sono anche questi qua con l'adattatore appunto jack, però ovviamente il mio iPhone non ce l'ha l'attacco jack. Però vabbè, comunque ci sono vari attacchi per poterci collegare anche diverse cose. E sì, ci sono i vari volumi, le varie robe, gli eco, ci sono anche appunto tutti i tastini anche con i suoni già preimpostati. Un po' di cazzatine alla fine, ragazzi, costava 11 euro. Di solito quando vado a bere in un locale spendo 10 euro per un cocktail, perché non spenderli per qualcosa che magari poi non mi servirà un cazzo, ma magari ci posso fare anche cose divertenti, se non per la live. Tornerà utile magari per qualche live su TikTok o per altre cazzate. Comunque, niente, poi andrò a vederla e impostarla. Massimo ci farò un video a parte, se riuscirò a farla andare, se riuscirò in qualche modo a collegarla a OBS, eccetera eccetera. Poi andrò a vedere qua il libretto di istruzioni, vedi, volendo ci si possono collegare anche comunque le casse, le altre cuffie, degli strumenti musicali, eccetera eccetera. Ovviamente può essere usata per un sacco di cosucce. Ora andiamo a vedere la cosa più bella, ovvero avevo già preso quelle cuffie là cacosissime da 6 euro. Stavolta ho preso queste, ragazzi, sono quelle original, non sono gli originali, ovviamente, sono costate di più, non 6 euro, ma le ho pagate sui 20 euro, 21. Stavolta ho guardato anche le recensioni, eccetera, eccetera, e dicevo che erano una bomba, sia qualità audio, sia per il fatto che in teoria si collegano proprio come quelle reali al telefono. Hanno anche la cancellazione del rumore, da quello che dicevano, e la durata comunque era di 4-5 ore. Quindi adesso andremo a testarle. Poi andrò a testarle ovviamente nei prossimi giorni. Non è che adesso posso stare qua 4 ore a vedere se veramente la batteria durano. Tanto queste hanno la scatola con già il disegno, cioè con già le cuffie. Cazzo, sono anche in rilievo, raga. Cioè, non so da qua se riuscite a capire. Sono anche in rilievo, porca troia, fatta benissimo, proprio fatta bene. Tra poco mi si spegnerà la videocamera, perfetto, quindi poi dovrò aspettare a caricarla se voglio finire il video. Bella, bella cosa. Ah, queste hanno anche tipo tutti i gommini dentro. Vabbè, guardate già la qualità. Tra qua dentro c'è appunto
il librettino, ok, come le AirPods normali. Hanno anche la carica wireless, che è una figata, top. In questi giorni sto guardando per prendermi un power bank con la carica wireless, quindi può tornare utilissimo. E da quello che mi fa vedere, appunto, ci sono anche i classici tocchi, vabbè, quelli per rispondere, mettere giù una telefonata, mandare avanti l'audio, metterlo in pausa, mandare avanti la musica, tornare indietro con la musica. C'è anche il volume, semplicemente strusciando su e giù il dito, quindi speriamo sia realmente così. E c'è anche il noise control, quindi la cancellazione del rumore, ragazzi, incredibile, ma quello che dicevano i commenti era vero. Vediamo se realmente tutto ciò è reale, perché se fosse così per 25 euro sicuramente magari non hanno la super iper qualità di quelle reali, ma confronto ovviamente le altre di da 6 euro che già si sente, cioè allora ragazzi già il peso, queste qua sono peso dell'aria più o meno, è proprio plasticoso schifosissimo. Questo già sentirlo così è bella plastica spessa, intanto anche tutto l'impaccamento, impacchettamento è fatto come quelle original. Andiamo subito a vederle. Allora vabbè, sotto qua hanno anche le casse, quindi come quelle originali dovrebbero avere e mettere anche il suono. Hanno la ricarica anche appunto lightning, qua c'è dietro anche il tastino per appunto connetterla anche ad altri device che non siano Apple. Qua c'è anche il buchino perché dovrebbe esserci anche appunto il cordino per tenerle. Allora, intanto adesso andiamo, cambio inquadratura così vediamo se si connettono automaticamente. Ah, prima di andare a vedere quello, vediamo cosa c'è ancora nella scatola. Qua vediamo il cordino da collegare che è molto molto figo, cioè fatto da Dio ragazzi, guardate qua. Non so se è uguale all'originale, non ne ho idea, non ho neanche mai visto gli originali. Troviamo dentro anche il cavetto ragazzi, cioè assurdo. C'è il cavetto USB con Lightning e qui c'è un altro scatolino sotto con i gommini di cambio. Ci sono tutti gli altri vari gommini da come potete vedere. Belli solidi, non hanno solo il gommino davanti ma hanno proprio la parte di plastica qua dietro, che ovviamente adesso non metterà a fuoco. Ma tagliamo corto e andiamo subito a vedere se adesso si collega il tutto. Allora, inquadratura molto professional. Lasciamo qua il telefono e vediamo se aprendo. Allora, qua ha fatto anche il suono, ragazzi. Allora ragazzi, le lasciate caricare un pochino. Strano questa cosa perché tutti dicevano nei commenti comunque che le rileva e c'è scritto anche nelle istruzioni. Proviamo invece a semplicemente connetterle nel modo classico. Ok, sono connesse raga. Allora, sentirsi si sente da Dio raga, hanno un audio top. Nel momento in cui tocchi fa un piccolo clic per farti capire che il touch è andato a buon fine. Non so se è così anche in quelle reali, che anche il touch funziona da Dio. Raga, si alza l'audio così. Non sento la mia voce totalmente. Quindi diciamo di tenere premuto a lungo per attivare. Tengo premuto parte Siri. Allora, sicuramente qualità audio veramente veramente ottima ragazzi. Ripeto, non posso compararle con quelle reali, ma hanno un audio veramente top, perché per il resto funziona tutto a parte il pairing e la cosa qua appunto della riduzione del rumore. Per ora intanto tagliamo qui questa cosa, poi massimo le testerò meglio e poi massimo vi aggiungerò appunto un pezzo, perché sennò qua teniamo lungo. Ho fatto 8 minuti solo di sta parte di video. Metto via una, l'altra va avanti, quindi top. Custodietta spettacolo. Adesso qua non so se c'è la calamitina, penso di sì, perché si chiude comunque benissimo. Mettiamo via anche l'altra, poi adesso le lascio caricare bene, eccetera eccetera. Sono veramente fighe, hanno un peso normale, sembrano cuffie reali, non delle schifezze. C'era anche il cordino, ma prima di tutto è vero, andiamo anche a provare la custodietta che avevo preso. L'ho presa semplice, nera, costava un euro e qualcosa, ce n'era veramente tantissime di mille altri colori, fattezze, ed è perfetta, è perfettissima ragazzi. È giusto che rimanga qua aperta, infatti vedete così, e è top ragazzi, veramente top. Cosa figa che sotto c'è anche il cosino per andare a chiudere il buco, per andare a chiudere il buchino per non farci entrare magari la merda qua dentro. E cioè, è perfetto, sono perfette ragazzi. Devo capire un attimo io se magari con anche gli ultimi aggiornamenti di Apple magari hanno portato qualche modifica, visto che comunque sanno benissimo che vendono anche questo tipo di cuffie.
passiamo all'ultimo oggettino magico, che era questo mega tubone. E niente, intanto ve lo apro qua, poi lo monto così ve lo faccio vedere, perché sennò non capite totalmente cosa sia. Penso sia carta adesiva addirittura, minchia, così è un po' un casino se fosse. Allora, sono due fogli adesivi. Mamma mia, raga! Sanno di plastica stampata. Andrò a appiccicarli e poi vi faccio vedere il risultato, così capirete anche voi cos'è. Ci vediamo tra poco. E quello è il risultato, ragazzi. Da lontano forse rende di più. Quei due rotoli erano questi copriporta, chiamiamoli. Non è attaccato alla perfezione, c'è da dire, però rende veramente un sacco. Adesso dipende anche dalla luce. Non è un brutto effetto. L'unica differenza è che la mia porta qua in mezzo, appunto, aveva il vetro, quindi c'è tutto il pezzo del rialzo. Se si va a toccare, se si guarda da vicino, si vedono un po' le pieghe. Ci servirebbe una porta dritta, o prima di applicarlo sarebbe stato meglio mettere tipo un asse di legno in modo da appiccicarlo bene e conforme. 10 euro su Temu, why not? C'erano così e c'erano un sacco di altri tipi di mega adesivi che comunque, se a uno non piacciono, basta rimuoverlo sperando non venga via anche la vernice. Fatemi sapere se vi piace, se è una cosa carina. Col buio rende ancora di più. E niente, ragazzuoli, il video lo chiudiamo così e spero che vi sia piaciuto. Lasciate tanti like e commentini qui sotto. Iscrivetevi se ancora non lo siete, ragazzi, perché moltissimi di voi guardano i miei video e non siete iscritti. Non vi cambia, un'iscrizione in più non fa male e non spendete soldi, è gratuita. Ci vediamo al prossimo video.